Buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa sera c'è la Roma, quindi cari ospiti saremo visti, avremo una maggioranza di laziali che ci guardano perché Roma-Juve chiaramente è una partita molto impegnativa e importante per Roma. Poi rientra Totti, quindi ancora più importante. Questa sera vi presento il nostro ospite, l'onorevole Antonio Razzi. Buonasera, Buonasera, onorevole. buonasera. È una persona che impareremo a conoscere perché poi uscirà, sta per essere pubblicato un libro, Le mie mani pulite. L'onorevole Antonio Razzi nasce nell'IDV di Di Pietro, poi è uscito e attualmente fa parte del Popolo e Territorio e di cui è capogruppo Silvano Moffa, che doveva essere qui con noi, purtroppo per impegni imprevisti non è potuto essere presente. Parliamo un attimo del libro. È diventato, io faccio l'editore comunque, e dico, è importante. Cosa significa un libro per un parlamentare? Significa mandare dei messaggi, voler crescere in politica, voler essere, ecco, oppure poter far conoscere se stesso. La sua vita è un vero romanzo, è una cosa bellissima. Io quando l'ho letto la prima volta sono rimasto molto ammirato da che un giovane operaio, che, ecco, io penso che tanta gente si domandi nella sua vita come si fa a diventare parlamentare. Ecco, leggerete il libro dell'onorevole Alfredo Razzi e vi renderete conto come lui ha sofferto tantissimo da giovane, poi adesso ci racconterà, e poi è riuscito a farsi eleggere. Ecco, questa è la copertina da bambino, da scolaro, e Le mie mani pulite. Poi vi inviteremo, quando ci sarà la presentazione, che ci ha garantito la sua presenza, Antonio. il presidente Silvio Berlusconi. Allora, onorevole, questo libro, ci racconti un po' questo Ma libro? vedi, questo libro più che altro è stato anche per un regalo verso tutti gli italiani all'estero, perché questa storia è una storia di tutti gli italiani che oggi vivono in tutto il mondo. E penso che quello che ho fatto io l'ha fatto tanti altri. E magari io sono andato nel lato politico, gli altri sono andati nel lato Economico. imprenditoriale, e magari chi hanno diversi ristoranti, chi magari ha diverse agenzie di viaggi, chi magari sono imprenditori proprio, non solo in America, ma anche E Svizzera, lei in Europa. Io in Svizzera conosco appunto parecchi che sono nella è vissuto ristorazione. proprio in Svizzera, lei, no? Io sono vissuto quasi 41 anni e sono andato da ragazzo a 17 anni, che oggi è un po' difficile che si trova dei ragazzi a 17 anni che va. Forse il ragazzo magari andrebbe anche volentieri, ma sono i genitori che è difficile che lo lascia che a 17 anni vadano fuori a un paese. Beh, si sa che negli anni 60, io precisamente nel 1965, non è che abbiamo Ecco, trovato. c'era un clima di ostilità nei confronti degli italiani che stavano lì. Eh sì, diciamo, eravamo discriminati, non è che eravamo. Ma devo. Io arrivai in viaggio di nozze adesso mi viene in mente la cittadina, e trovai che strappai vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Nel In che anno questi? In che anni? 70, io ho 70. sposato nel 70. Ma vedi, c'era alcune cose, ma non molto, diciamo, ma alcuni casi c'è stato, si è potuto anche vedere. Ma Ci abbiamo una telefonata. Pronto? pronto, buonasera. Buonasera, con chi Mi parlo? rivolgo alla linea centrale, dalla Germania telefono, quello baffuto là, dico. Ma Ah. se uno viene votato e prende in giro la gente, all'estero specialmente, con quale faccia si presenta davanti a uno schermo televisivo? Ma se lo ricorda questa carogna quando Di Pietro era imbrattato in tutta la segnaletica italiana,
dacci coraggio, cosa hai fatto qua là? Con quale coraggio stai sulla faccia della terra? Ah, agli italiani sposti per il mondo, che soddisfazione ci dai? Ma non chi... ti vergogni, carogna! Con chi ce l'ha? Con Di Pietro? No, ce l'avrà con me, mica. Ma non credo, assolutamente. Io, anche il bello della diretta. Andiamo, proseguiamo nel nostro discorso a parlare del libro, che credo che dal libro si possa risalire a tutta la sua carriera e a come ha potuto approdare a diventare parlamentare, perché gli italiani nel mondo ci sono state anche parecchie critiche su come, sul metodo di votare, come se si è votati, che io conoscevo il senatore, conosco il senatore De Gregorio, che era stato un periodo il presidente degli italiani all'estero, sì, poi italiani dopo nel mondo, italiani nel mondo, poi dopo anche lui fece un libro con noi. Spieghiamo un attimo a tutti i nostri telespettatori che cosa può essere così partire da un libro per arrivare dove. Ecco. Io credo che anche voglio anche rispondere alla, diciamo, all'amico che non conosco. Io credo che dovrebbe anche leggere il libro, perché solo così può capire le motivazioni, perché io credo percorso. Che solo sentito dire, molte volte solo per certo. sentito dire se ne dice tante cose, ma la verità io credo che uno lo deve scoprire. Io credo che quel signore, quando leggerà il libro, sicuramente se mi incontra mi pagherà da bere. Io gli offrirò la cena tranquillamente, ma sono sicuro che poi diventerà un grande amico mio, perché poi magari dirà: ma come hai fatto a resistere tutto questo tempo? Cioè una cosa, però, come diciamo, da buon cittadino, ma da buon italiano, magari dice: andiamo avanti, e dice: domani si cambia, come nelle buone famiglie, che magari si separano e magari dice: aspetto domani. Ecco, allora cerchiamo un attimo di radiografare chi è Di Pietro, visto che si parla di Di Pietro. Che personaggio è? È speculare a Berlusconi, e quindi in qualche modo adesso Berlusconi dietro le quinte, anche Di Pietro è destinato a stare dietro le quinte, oppure è un professionista dei valori, fa il giustizialista, il moralista? Chi è veramente Di Pietro? Ma guarda, se lo devo giudicare io ritrovo che è una persona per bene, molto, diciamo, anche molto sta bene in compagnia, ecco, sta a stare tranquillamente in mezzo alla gente. Dal punto di vista politico? Nel punto di vista politica non so, diciamo. Lui è, diciamo, è contro Berlusconi, ma io non so i motivi che ci sono tra loro due, magari sono motivi che vengono da anni. Forse sono uguali e contrari. Sì, magari tutti e due vogliono essere leader, io non so che leader, diciamo, io una volta ho detto anche al centro-sinistra può essere leader Di Pietro, perché certo. Non è che ce ne sia di meglio. Allora, visto che è uno che fa grande opposizione, tanto vale che lo faccia lui. Ecco, ma lei nel libro lo spiega. Cosa è successo poi a un certo punto, tanto da indurla a cambiare, a lasciare l'Italia dei Valori? Ma vedi, io già appena rieletto nel 2008, anzi, non si voleva fare per niente la lista all'estero dell'Italia dei Valori non si faceva, e io come ex, diciamo, deputato non ero nemmeno preso in considerazione, ed era un altro due che doveva essere messo in lista nella lista del PD, unico in Europa. Dopodiché c'è stato una... C'è un'altra telefonata, onorevole. Sperando che... Pronto? 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 Buonasera, da dove ci chiama? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Sì, chiamo dalla provincia di Livorno.
Ah, ecco, dica, prego, faccio una domanda all'onorevole. Se abbassa la televisione, per favore. Come? Se abbassa la televisione. Sì. E parli per telefono, no, non in televisione. D'accordo. Bomba. Prego. Ecco. Volevo dire una cosa. Prego. Voi cosa ne pensate dei fascisti? Tutto qua la domanda? Le risponde il nostro direttore Fabio Doliero. No, una cosa che riguarda i fascisti inglesi in Inghilterra. Non capisco, fascisti inglesi? No. Cioè, si riferiamo alla posizione di Cameron relativamente all'Europa? Quello che ha detto sull'Europa? Sì, no, che c'è un personaggio in Inghilterra che è fascista. Ma non è Cameron, stiamo parlando del Fronte Nazionale, mi sembra, il National Party? Stiamo parlando di questi? No, non è Cameron. È il principe d'Inghilterra Henry Windsor. Ah, ho capito. A livello storico sta chiedendo lei. Questo principe qui è brutto. Sempre il principe inglese. È fascista. Ho capito. Va bene. Guardi, adesso le risponde il direttore. Ne parleranno gli storici, certamente sul... questo diciamo membro della famiglia reale inglese che ha avuto simpatie per il nazismo apre uno scenario quantomeno complesso per quello che riguarda le connivenze che le dittature hanno avuto nel Novecento, ma c'è tanto da approfondire dal punto di vista storico. Basti pensare al carteggio Churchill-Mussolini, dove si dice che addirittura lo stesso Churchill in qualche modo gradiva la presenza di Mussolini contro il funzione anticomunista. Quindi c'è tutta una pagina storica da riscrivere, indubbiamente. È chiaro che uno sta dalla parte della democrazia e non dalla parte delle dittature, però c'è un terreno opaco tra le dittature e le democrazie, e su questo gli storici dovrebbero fare luce, perché in effetti, ecco, le simpatie naziste di gran parte della famiglia reale inglese sono assolutamente acclarate. Però questo è argomento degli storici, cioè non, magari merita un altro tipo di trasmissione dal punto di vista storico, non dal punto di vista politico. Allora, andiamo avanti con scusa, l'ho interrotto, onorevole, prego. Ecco, lei stava dicendo i motivi per cui si è distaccato da Di Pietro. Poi si è fatto la lista, devo dire che grazie anche all'interessamento di Leo Luca Orlando si è fatto la lista dell'Italia dei Valori. Già, diciamo, un primo dispiacere. Lei coglieva già un disinteresse. Un primo dispiacere me l'ha dato mettendomi numero 2 in lista. Sì. Cioè un ex parlamentare che viene messo numero 2. Insomma, io andavo in giro per l'Europa e dovevo... Qualcuno mi domandava come mai, insomma... L'uscente non è uno, ma è due. Ecco, allora ad alcuni, scherzosamente, gli ho detto guarda, ce l'abbiamo giocata la carta più alta, insomma, certo. giusto perché non specificare o per non darle motivazioni. E dopo di questo sono stato eletto, sempre con le preferenze, non è nominato come gli altri, e qui in Italia sono tutti nominati, sia di destra che di sinistra. Invece nei collegi elettorali, nei collegi esteri sono tutti, diciamo, dato le preferenze, diciamo, vengono scelte veramente dai cittadini, e questo mi sembra una cosa positiva, perché dovrebbe essere anche così, anche in Italia, dovrebbe essere così, perché deve essere il popolo a mandare il parlamentare a rappresentare il Parlamento. C'è il collegio, ecco, il collegio che sceglie il suo,
il suo referente, se no altrimenti il collegio è scoperto, certo, non certo. sa nessuno chi la rappresenta in Parlamento. Ecco, e poi che cosa è successo? Poi già sin dai primi giorni in aula ero come, diciamo, una specie di mosca bianca, uno straniero, insomma, come dire, quando una famiglia, una mamma, un padre non parla con la figlia o col figlio, io credo che c'è qualcosa che non va. Ecco, ma qual era il motivo secondo lei? Non lo so. Non lo so. Io ho avuto diversi e ho sempre lasciato, perché conoscendo il presidente, dico, sai, è un momento di nervosismo, magari passerà. Dico, allora ho sempre aspettato, ma con, diciamo, aspettato che gli passasse questa arrabbiatura, in modo che si poteva ritornare normale. Un dialogo normale, sì. Perché era impossibile vivere in una famiglia quando in una famiglia c'è qualcuno che non parla, certo. o anche al lavoro. Certo, certo. Se uno sta al lavoro, certo. e 8 ore di lavoro, c'è un collega che uno non si parla insieme, certo. Sono 8 ore di noia tremenda al lavoro. Lei politicamente come si identifica, cioè come si definisce un uomo di sinistra, un uomo di destra, un patriota, uno che questo anche vanifica un po' la polemica, dice come dall'Italia dei Valori è passato al centrodestra. Ecco, secondo lei è una contraddizione o è una cosa assolutamente... Guarda, nella mia vita, che molti emigrati sanno, perché io ho organizzato varie volte pullman per andare a votare in Abruzzo, io sono sempre stato democratico, non sono stato mai di sinistra, se vogliamo chiamare. Adesso il centro-sinistra, ci sono anche i democratici, certo. Mi potrei trovare bene anche lì, non è che, certo, certo. Non è che non si può stare, perché ci sono diversi persone che io conoscevo quando ero nella Democrazia Cristiana, certo. Me lo trovo nel PD, certo. Allora, e ci sono molti che stanno nel PDL, no? Certo. Adesso è chiaro che stando lì a popolo e territorio, che ci troviamo diciamo quasi come un centro, non un centro dell'attenzione, ma un centro anche politico, perché si trova anche quasi tutti i centristi in questo nuovo gruppo, dove il nostro capogruppo Silvano Moffa ci motiva a restare uniti e a lavorare bene e a presentare delle proposte di legge e degli emendamenti anche a questa nuova finanziaria che si sta, ecco, poi dopo parliamo di che questo. Si sta oggi svolgendo. Ritornando al libro, ecco, il libro l'ho dedicato appunto agli emigrati, perché è una storia anche di loro. La storia, uno che lo legge legge e si sente anche lui dentro a questo libro. Quindi un emigrato che ha le mani pulite. Bravo, perché io penso che gli emigrati hanno le mani pulite, sono andati in via dall'Italia per lavorare e hanno lavorato chi con le mani, chi con la testa, ma sicuramente sono pulite, e io credo che loro hanno veramente le mani pulite. Ecco, adesso veniamo un po' allo scenario politico del dopo Berlusconi. Qual è la sua valutazione di Monti, del governo Monti, di questi provvedimenti in cantiere che saranno votati dopo domani? Il passaggio tra Berlusconi e Monti, in qualche modo popolo e territorio, come si pone adesso? Ma noi, da una parte la responsabilità, però dall'altra parte qualcosa sta cambiando, questo sì, è il dubbio. Io devo dire che adesso il professore Monti, come lui dice molte volte, un presidente
può essere... Lui ama essere chiamato professore. Può essere, può finire da presidente, però da professore rimane sempre. Allora si definisce professore. E devo dire che è una persona molto, molto educata, in primis, ma anche molto capace. Fino ad oggi, diciamo, non abbiamo ancora tutta la valutazione precisa. Però, oggi proprio in aula, sono passato perché oggi ci sono, non c'è il lavoro, doveva essere domani, oggi c'è solo la commissione bilancio che sta lavorando, non c'è quell'interesse che c'era prima, quando c'era Berlusconi al Presidente del Consiglio, anche perché oggi è diventata destra e sinistra, stanno perché insieme. Prima tutto l'interesse era concentrato sui cosiddetti responsabili, ecco, no? che determinavano la sopravvivenza del governo. Ora c'è queste larghe intese, quindi oggi c'è queste larghe intese, c'è il mare magnum, perché appunto PDL, FLI, UDC e PD votano tutti insieme appassionatamente. Ma non le sembra strano? Questi hanno litigato tutti, mo tutti insieme. Guarda, veramente a me mi sembra strano questo. Mi sembra strano anche che molte volte, anche sulla borsa, io oggi, adesso ho controllato sul cellulare la borsa, siamo giù. Qui non era colpa di Berlusconi. Appunto, prima si metteva, appena scendeva un po' la borsa, un casino, perché la colpa era di Berlusconi. Lo spread giù e la colpa di Berlusconi. Oggi non lo sa, la colpa non si dà a nessuno oggi. Cioè, diciamo, no, si prende come una realtà e bisogna combatterla, come quello che c'ha il tumore si abitua a campare col tumore, insomma, senza... Non teme che ci sia proprio un commissariamento della politica? Ma io questo l'ho pensato, cioè, adesso l'hai detto, sì. Ma io l'ho pensato già da molto tempo. C'è stato come quando un commissariamento di tutti i deputati. Di tutti i deputati, perché adesso oggi siamo lì e siamo e non ci siamo, sembra che non c'è interesse nemmeno di sedersi perché infatti non c'è quel mordente di lavoro perché tanto è già scontato, perché ormai c'è questa maggioranza al 90%. Allora, adesso non so quanto tempo ripeto, non so quanto tempo ha bisogno il professore Monti, ma io sono sicuro che con quell'esperienza che ha, che ha avuto nel Parlamento europeo, io credo che può fare, ecco, buone cose se tutta la destra e la sinistra collaborano. Però una volta che qualcuno spegne la candela... Però molti stanno riflettendo, stanno ragionando così, cioè loro dicono destra e sinistra non sono stati in grado la sinistra di essere alternativa, il centrodestra di continuare a governare, allora scaricano a Monti il lavoro sporco, perché mai un governo di destra avrebbe potuto reintrodurre l'ICI e mai un governo di sinistra avrebbe potuto toccare le pensioni. Fanno fare il lavoro sporco a Monti, dice tanto poi arriviamo nelle prossime elezioni e tutto come prima, ma non credo che sarà tutto come prima, lei che dice? Ma io penso di no, perché io credo che i cittadini non dimenticano. Appunto. Io credo che i cittadini non è che dimentica tutto questo che sta succedendo oggi, poi quando ritornerà la vera politica... Però si sono messi in un cul-de-sac loro, perché se staccano la spina a Monti si assumono la responsabilità della crisi, se avallano tutti i provvedimenti saranno, come lei giustamente ha detto, bastonati dall'opinione pubblica, quindi non è una situazione molto facile per i partiti. Sì, questo è molto difficile, vedi, anche i cittadini che parlano, adesso andiamo a un'altra, che parlano il costo della politica. Adesso ci sono 50, 60 tra ministri e sottosegretari in più da pagare. Nessuno dice niente. Tutto va bene. E Monti, prima di essere il professore, non è che era si prese subito, si determinò lo stipendio in 25.000 euro al mese. Tanto perché si dovevano ridurre i costi della politica. Insomma, per carità, io...
Poi l'unica cosa che io non sono, come dire, io vengo dall'emigrazione, non sono nato politico. Ecco, infatti, una vera storia italiana. Una vera storia italiana che emigrato, è ritornato, io non pensavo mai che ritornavo in Italia, ormai vivevo in Svizzera, lì a Lucerna, precisamente a Immenbrücke, e non pensavo mai che ritornavo qui a fare politica. Questo per me è una professione nuova, e piano piano stiamo imparando. E non c'è la sensazione? E appunto io non ho capito che il professore Monti, il giorno prima senatore a vita, il giorno dopo presidente del Consiglio. Sembra, io ecco, non capisco niente. Capisco niente. Basta mettere però due fatti insieme. E dico, com'è possibile questo? Tra l'altro molti parlano di una, in realtà siamo già in una repubblica presidenziale, cioè attribuendo a Napolitano una certa capacità di regia, perché quando Berlusconi faceva il decisionista era una dittatura, l'ha fatto Napolitano, invece è un giusto passaggio parlamentare, ma di fatto si respira questa atmosfera un po' presidenzialista, un governo tecno-presidenziale. Ma questo se ne parla lì tra i colleghi parlamentari, diciamo anche nel transatlantico, ma anche dentro in aula, ognuno dice ma come questo, perché, non perché, sai, io sento, ma sia da destra sia dalla sinistra, insomma, non è che ci sono, su questo, in questo caso c'è una certa sintonia proprio insieme. Adesso sono stati scacciati tutti e due, insomma, sono stati eliminati, aspettate un attimo, mettetevi lì che poi comandiamo noi. Sì, perché adesso è arrivato. Come si chiama questo in italiano? Come si chiama questo in italiano? Non mi viene bene. Inciuso. Ah, golpe. In italiano golpe. Io credo, ecco, sono stato all'ONU la settimana scorsa, non è che stato in America. Sono stato in America, lì all'ONU, a una riunione proprio lì, mi chiedevano i colleghi parlamentari di altre nazioni, no? Come è possibile in Italia una cosa così? Ce lo domandiamo in parecchie. Dice, da noi non succederebbe mai. Allora dice, pensa in America se Obama dice viene commissariato e poi da chi? Dice, non esiste in nessuna nazione. Però in Italia è già la seconda volta. La terza. O la terza? Il governo tecnico fu con Ciampi, Dini e adesso con Monti. Adesso. Ecco, in altre, ogni tanto ci riprovano, insomma, in altre nazioni questo non è possibile. Beh, diciamo che in Germania c'è stato il governo delle larghe intese, però dopo il voto, non senza il voto. Anche Obama ha una maggioranza presidenziale, però non ce l'ha alla Camera, quindi è una sorta di anata zoppa. Però siamo sempre col voto, non è che siamo passati senza voto. No, appunto. Ecco, perché è stata proprio commissariata la politica, ha detto voi non capite niente, mettetevi da una parte, adesso ci pensiamo noi. Ma devo dire pure che questi parlamentari non hanno nemmeno capito perché Berlusconi è andato via. Dice, se non viene sfiduciato dal Parlamento, perché ha lasciato? Ma c'aveva una pressione veramente forte su di lui. Forse hanno prevalso ragionamenti sul numero dei spiegarli, dice, guarda, è stato molto intelligente, visto che le borse andava sempre giù. Adesso invece? Adesso va ancora giù. Si è scherzato sui Scilipoti e la Carlucci, no? Che è stata stato coso. E poi un'altra cosa che mi dà, personalmente, mi dà fastidio è che io decido di fare un passo e vado a un'altra parte, c'è il finimondo. Succede il contrario, sono patrioti che dal centro-destra vanno al centro-sinistra, nessuno dice niente, tutto va bene, è normale.
Cioè, scusate questo... che vi interrompo, sono le 9.30, vorrei mandare un minuto di pubblicità e poi torniamo. Continuate a stare con noi e guardate un attimo la partita, vi informo che la Roma vince 1-0 e continuate a seguirci e ricominceremo sempre dal libro. Grazie. Buonasera, eccoci ancora qua. Parliamo ancora con l'onorevole Antonio Razzi del libro Le mie mani pulite. Ecco, lei ha avuto dei problemi nella sua città, dove risiede, dove abita, a Pescara, che una mattina ha trovato tutta la città piena di manifesti, che quando lei... Allora, io ho pubblicato come editore il libro di Saverio Romano, e adesso pubblicheremo anche il suo, cioè c'è qualche analogia che vorrei che lei ci spiegasse. Finché siete stati con altri partiti, Saverio stava con l'UDC e lei stava con l'IDV, nessuno vi ha mai detto niente. Come siete entrati? Quello che avevamo concluso dicendo, che se uno passa con Berlusconi viene il finimondo, se uno passa con la sinistra era normale crescita culturale politica. Ecco, allora che cosa si può pensare un cittadino della strada come me o come tanti che ci stanno vedendo? Allora, come mai che lei è passato con, diciamo così, vicino a Berlusconi e una mattina si è svegliata a Pescara, hanno fatto tutto e le hanno accusato delle peggio cose? Ma guarda, lì si c'è. Chi è che gestisce queste cose? Ma è possibile? Di chi questi manifesti? È che, anzi, non lo so. Comunque, tutta la città di Pescara piena di manifesti, piena di manifesti contro di me. E poi alla fine Pescara non è che mi ha votato, mi hanno votato, e lo devo ringraziare, i cittadini italiani all'estero. Io non ho capito la motivazione perché Pescara è stato, lì. Almeno come mi ha detto scherzosamente un collega, dice almeno lo faceva in tempo di votazione, così ti faceva la pubblicità gratis. Certo, diventava la pubblicità gratis, infatti. Però non è un bel segno di civiltà. Non era neanche, cioè, non bella pubblicità, credo. Per far arrabbiare quegli altri. Ah, cioè, non è una cosa civile fare questo. Però... ecco, l'importante è che lei,
Nel libro lo spiega bene, dice: io il mutuo me lo sto pagando, ma con il mio stipendio da parlamentare sono all'altezza di poter pagare il mutuo, quindi non c'è. Lasciando insinuare il fatto, no, che dicono se facciano comprare questo, il mercato delle vacche, era il termine che giornalisticamente era di moda. Tra l'altro il termine responsabili, io ricordo proprio a livello giornalistico, tutti prendevano in giro l'idea dei responsabili. Era quasi c'era una macchiettizzazione, no, dei responsabili. Parola che è tornata di moda ora, quando noi sentiamo le conferenze stampe di Rutelli, di Bersani, cioè ora loro usano questa parola, responsabili, e adesso tutti lo dicono, e Fini, e appunto tutti quanti, adesso la parola è tornata di moda, e comunque adesso è positiva, prima era negativa. Prima era negativa, adesso è positiva, perché bisogna essere veramente responsabile per, diciamo, essere responsabili per portare avanti la nazione Italia fuori dalla crisi che ci attanaglia, in modo che possiamo ritornare ad alti livelli, e dobbiamo essere responsabili tutti. Che cos'è che non le piace di questa manovra di Monti, e che cosa le piace? Ma quello di rimettere l'ICI, addirittura io ho fatto anche una proposta sul Libero, c'è scritto anche la proposta di legge anche per abolire l'ICI anche a chi, agli italiani che hanno un appartamento in Italia, che loro vengono a trascorrere le vacanze in Italia, e che magari fatti con tanti sacrifici, e doveva, almeno sulla mia proposta, abolire anche l'ICI agli italiani che vivono all'estero. Se ne stava discutendo nel governo Berlusconi si stava discutendo, è facile, non sarebbe io stata. Magari adesso che non c'è più sarei uno, come si suol dire, uno sbruffone dicendo che era fatto. No, se ne stava discutendo, e stavamo anche a un bel punto di portare e di dare e di levare l'ICI anche alle case per gli italiani all'estero, perché avevo fatto presente sia al presidente Berlusconi sia a Tremonti che la spesa non è grave, ma bensì gli si dà la possibilità a chi non ha una casa in Italia per le vacanze o per far andare i figli o i nipoti in vacanza o al mare. Ma per ricreare proprio quel rapporto non bellicale. Sì, ma in modo che gli si dava anche la possibilità di tornare in Italia, ma di comprare. Di comprare. Perché si crea sviluppo. Di certo. Comprare, perché magari un emigrato che non ha niente, sapete, lì ci dice: ma sì, sono 300, 400, 500 o 600 euro. Però uno magari dice: io questo qua non lo pago, allora mi compro l'appartamento. E comprando ci lavora tutto un insieme, l'elettricista, il muratore, il bianchino, e si dà lavoro. Allora, dopo aver capito questo, mi diceva: nella prossima finanziaria vediamo come lo possiamo mettere, e così leviamo anche a chi possiede solo uno, perché chi c'era 10 appartamenti mi sembra una cosa normale. Ma un appartamento, allora gli si dava la possibilità di non pagare l'ICI. Oggi dobbiamo ritornare, ormai ritorna anche agli italiani che il governo Berlusconi aveva levato l'ICI, gli ritorneranno ancora da pagare, però quindi è una cosa che in questo momento è completamente accantonata. E adesso è accantonato anche anche per quanto riguarda gli italiani all'estero, è anche accantonato, perché adesso a chi mi vado a rivolgere a dirgli certo. Questo? Dici: come l'abbiamo levata gli italiani che vivono in Italia, adesso certo. volete voi che all'estero? Allora mi sembra una cosa impossibile. In questo momento è assolutamente rimandata. Sì, poi c'era l'altra proposta di legge riguardava il voto elettronico o il voto con seggio presso consolati e ambasciata, perché la legge attuale per posta mi sembra un po' evanescente, com'è? Non, anche perché
non mi piace, a me personalmente non mi piace che si accusa che gli italiani all'estero falsificano. Sì, questo assioma che fanno. Non è vero, perché quelli che vivono all'estero sono tutti educati e precisi al anzi, loro. Forse ci tengono ancora di più. E ci tengono molto e sono, sono diciamo, orgogliosi anche di partecipare alle votazioni, ma non vogliono essere presi, diciamo, che sono falsari delle votazioni. Però per evitare questo, per evitare anche queste discussioni, ho detto facciamo il voto elettronico oppure presso ambasciate e consolati. Ce l'abbiamo l'ambasciata. Come ce l'abbiamo, allora adoperiamolo. Certo. E poi potrebbe essere in futuro anche elettronico, perché chi deve votare per le provinciali, per le regionali o comunale, potrebbero fare anche senza venire, perché è una spesa certo, di meno per lo Stato, votare direttamente. Lì direttamente, elettronicamente. Tutto questo se ne stava anche qui discutendo, e stavamo proprio con il ministro Brunetta, già era pronto, col ministro Frattini anche era pronto per quanto riguarda gli esteri, ed era quasi pronto il ministro Roberto Maroni, che era l'ultimo che doveva dare l'ok. Adesso sarà saltato tutto. Alla prossima. Andremo alle elezioni oppure questo governo durerà fino al 2013? Ma io personalmente io penso che non durerà molto. È un peccato perché il professore deve lavorare e non può rimettere a sesto, diciamo, come dicevi prima, le pensioni alla sinistra, l'ICI al centro-destra. Allora non credo che con pochi mesi si riesce a fare tutto ciò. Ci sarebbe una possibilità che a primavera si vada a votare, ma se si va a votare a primavera, io credo che il governo... deve cadere subito. O cade subito, in modo che si rimette tutto in ordine, oppure è meglio che dura fino al 2013, che almeno gli si dà la possibilità di riportare pian piano l'Italia a quello che merita, ad alti livelli in Europa. Ecco, alla luce della sua esperienza, diciamo, all'estero, due cose: l'italiano all'estero è più patriota dell'italiano in Italia? È un fatto di nostalgia o è un fatto sostanziale? E poi la seconda cosa, ma è vero che Berlusconi era preso in giro all'estero, tutti lo consideravano una macchietta, il bunga bunga, tutti facevano battute, è vero o no questo? Guarda, io adesso parliamo questo del presidente del Bunga Bunga. Io sono stato recentemente a Pechino, a Tokyo e a Pyongyang, figurati, a Pyongyang, che è ancora nella parte comunista. E in tutto ciò è lì ben visto. Cioè, almeno i parlamentari della Corea del Nord, nessuno ha parlato male di Berlusconi, e devo dire che c'è il presidente Kim Jong, come si chiama, mi ha pregato di salutare il presidente Giorgio Napolitano, perché sono molti amici sin da gioventù. Ma vorrebbe fare anche una battuta, però, però tralasciamo. Anche lì a Tokyo, perché io vado sempre per queste riunioni dove ci sono tutti i parlamentari di tutto il mondo, e se ne parla ultimamente. Qualcuno mi ha pregato di quando viene a Roma, che lo devo portare da Berlusconi, perché lo considero un dio per l'Africa. Qui non è vero che c'era questa idea macchiettistica. Ma guarda, molte volte lì ci saranno stati i giornali di sinistra che facevano, che propaganda. Poi noi in Italia leggevamo la mattina, non i giornali, ma
Il gossip. E si leggevano quelli di sinistra che era compito preciso, ordine tassativo che bisognasse... Poi a un certo punto abbiamo confuso la realtà con la rappresentazione mediatica della realtà. Che era... guarda, la condanna mediatica in Italia c'è sempre stata, perché basta, andiamo a vedere quello che è successo all'onorevole Romano, che praticamente ha lasciato Berlusconi, sì. È stata chiesta... La sentenza viene prima del processo. La sentenza mediatica, sì, sì. E poi forse processo. Forse la sentenza, forse. Quella giuridica. Per... Allora, ritorniamo al discorso. All'estero non è così. Almeno le persone, poi il giornale scrive, certo, quelle che scrivono, ma le persone che, ma addirittura persone che sono da parte anche del centro-sinistra, diciamo, adorano il presidente Berlusconi, perché oltre a un grande presidente la trovano anche molto simpatico, sempre sorridente, non lo vedono mai arrabbiato. Forse sempre un po' troppo ottimista, tre giorni prima del caos. L'Italia va bene, siamo tutti bravi. Andiamo tutti al ristorante. I ristoranti sono pieni. No, vedi, così molte volte anche un ottimismo, ma anche per... Sì, l'ottimismo non deve mai rassentare la stupidità, però insomma, diciamo, un minimo di ottimismo fa sempre bene. Insomma, anche perché l'imprenditore per sua natura deve essere, certo, anche se fosse negativo. Invece sul patriottismo degli italiani all'estero? Ecco, questo, sul patriottismo degli italiani all'estero, io come dico sempre, ed era anche la verità, i veri italiani sono all'estero, senza offesa voi. Io ogni volta che vado all'estero, quando vedo una targa romana, italiana, adesso mi dispiace che non si capisce più la targa da dove viene. Infatti. Però quando sta all'estero, vedo una macchina italiana, mi viene voglia di fermarlo, cosa che qui a Roma chiaramente non lo puoi fare. Insomma, guarda, anche quando gioco la nazionale, il tifo che c'è nei bar, perché ormai hanno tutte Sky, sono tutti abbonati e vedono le partite italiane dirette o della nazionale dirette. E poi, ma quello che molte volte anche, diciamo, tra un italiano che vive in Italia e un italiano che vive all'estero, i figli che sono nati lì e che magari parlano anche a stento, sono i più convinti, sono più italiani. Sì, questo è le cosiddette seconde generazioni, quello è interessante anche rispetto agli immigrati italiani. E se magari lo vedi in giro con la macchina, se vai all'estero vedi in giro con la macchina tutti i figli di emigrati che, come dicevo prima, non parlano nemmeno l'italiano, hanno la bandiera italiana in macchina, hanno distintivo della Juventus o dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Roma, che sia. Sono tutti grandi tifosi delle nostre squadre di calcio italiane. E loro quando gioco la nazionale loro sono eroi, diciamo, vanno in piazza a dimostrare quanto siamo forti. Perché, anche perché come lavorano in ditta, io ricordo che lavoravo in ditta c'è un po' lo sfottò dell'altra, o dello spagnolo, o del portoghese, o dello svizzero, o del tedesco, che sia, o l'inglese. Allora per evitare questo... Quando vince l'Italia si rafforza, molti vanno anche col cappello della bandiera italiana, si mettono la sciarpa. Ma io credo che è una cosa bellissima quello, vedere questo, perché si tiene alla sua cosa. Quello che è successo in Inghilterra, l'attentato l'hanno fatto figli di che erano nati a Londra. Più islamici perché erano praticamente rapportato. Sì, sì. È quello che succede le banlieue francesi, uguale. Francesi, e poi la stessa cosa come i prodotti della gastronomia e della ristorazione italiana. Meno male che ci sono gli italiani che vivono all'estero, perché i primi importatori dei prodotti nostri sono gli italiani. Allora io un'altra volta sono intervenuto in aula dicendo che circa siamo 4 milioni e 100 iscritti all'AIRE. Allora se la mattina si alzano, prendono un pacchetto di pasta, sono 4 milioni e 100 mila pacchetti di pasta che sono andati via.
o bottiglie di olio, o di vino, o di salume, o di prosciutto, o di formaggio. Insomma, è una grande risorsa. Gli italiani all'estero è una grande risorsa. Ecco, scusi, sì. ma una volta l'italiano era considerato mandolino, pizza, spaghetti, queste cose qui. Attualmente è cambiata la valutazione degli italiani e si vive, e l'italiano è tenuto in considerazione, oppure addirittura è calata l'immagine degli italiani che lavorano all'estero? Guarda, oggi gli italiani che vivono fuori non è più così, non è più così. Meno male. Ormai si sono integrati e hanno avuto un'evoluzione grandissima. Ci sono cervelloni, sono molti scienziati, ci sono appunto delle persone, imprenditori pure parecchi, imprenditori, no? Che hanno a me anche sul libro c'è anche una piccola parte che riguardava lo scrittore svizzero di Zurigo, Max Frischer, che diceva: ma noi avevamo chiesto braccia, invece sono arrivate mente. Cioè questa definizione nel libro di Max Frischer non lo dimentico mai, e questo è un piacere sentire che non sono arrivati braccia, ma sono arrivate menti che hanno sviluppato la Svizzera. Io parlo della Svizzera, che ci ho vissuto quasi 41 anni. E dico che ormai in Svizzera gli italiani che vivono lì in Svizzera sono più integrati di tutti gli altri paesi. Ormai, diciamo, sono svizzeri, ma dentro al cuore c'è sempre l'Italia. E prima noi avevamo questa idea del bipolarismo: c'era il centrodestra, PDL, Lega, i responsabili, le famose terze gambe, poi dall'altra parte SEL, Italia dei Valori, PD, il famoso patto di Vasto. Adesso l'effetto Monti, con questa nuova maggioranza allargata, secondo lei la Lega già se n'è andata dal PDL, e lì a sinistra si stanno dividendo su tutti, ormai il patto di Vasto è devastato, ecco, secondo lei questo nuovo bipolarismo è morto? Io credo di sì. Quindi la prefigurazione del futuro sarà diversa, un altro destra-sinistra, un grande centro? Io credo che ritorneranno i piccoli partiti, perché da quello che vedo si sta... Ognuno si fa il suo orticello. Ognuno si fa la... Io devo dire che ne ho fatto uno anch'io, ma è lì, pronto per essere... Quindi sarà sempre un bipolarismo... Con tanti partiti, oppure proprio non ci sarà più il bipolarismo? Io credo che ci sarà il bipolarismo, non ci sarà più. Non credo che. Però con tanti piccoli. Con tanti piccoli. Uno più uno, con tanti Mastella, insomma. All'epoca si parlava di Mastella. Diciamo, ritornerà a cosa? Almeno da quello che si vede, diciamo anzi che si cambierà. Ma oggi, da come la vedo nel governo Monti, perché ci sta tutti questi? Perché ognuno si sta. Preparando il terreno, le proprie fondazioni, il proprio partito. Sì, sì, no, perché cioè è un po' difficile mettere insieme tutti questi partiti insieme, almeno sia al centro-sinistra. Ma la ragione è anche perché prima il collante era Berlusconi e paradossalmente dall'altro il collante era l'anti-Berlusconi. Sì. Ora, venendo meno questo principio, appunto, c'è l'effetto polverizzazione. Sì, ma ci sarà mai un leader? Che la destra. Guarda, io posso. Scusi, io posso. Abbiamo parlato del centro-sinistra che si sta un po' devastando. Però anche il centro-destra. Certo. Non è che il centro-destra cantare. Lo sappiamo bene. Perché finché che c'è Berlusconi. Teneva tutto compatto. Teneva tutto compatto e va tutto bene. Io spero che Berlusconi non vada via, ci rifletta e ritorna alla carica. Perché e del nuovo segretario che ne pensa? Ce la farà a tenere unito tutto il centrodestra? Alfano. Ma guarda, è giovane, molto dinamico, dinamica, simpatico, presentabile, tutto è completo. Ma c'è Berlusconi. Non ha il carisma. Non ha carisma di Berlusconi, diciamo. E credo. Lo può creare,
appena fatto. Forse si arriverà a un schieramento con più, diciamo, leader. Eh sì, perché non è solo, purtroppo ce ne sono qualcuno che si affaccia, no voglio essere io, no voglio essere, vuole essere l'altro. Io credo che finché c'è Berlusconi dentro, teniamoci Berlusconi, perché almeno riesce a tenere veramente la destra compatta e solo Berlusconi può riportare la Lega insieme, perché se non c'è la Lega e non se non c'è... Ma nemmeno se arriva l'UDC si vince. No, nemmeno se... Io credo che si dovrebbe ricombattere, per me personalmente, si dovrebbe ricombattere UDC, Lega e PDL. Che era il progetto, diciamo, solo, del Partito Popolare Europeo. Ecco, solo visto che stanno nel Partito Popolare Europeo, stanno anche l'UDC sta nel Partito Popolare Europeo. E io credo che se lì ci si, il Presidente Casini, il Presidente Berlusconi e il Presidente Bossi si siedono una volta al tavolino e ne discutono, io credo che si potrebbe ricombattere e vincere un'altra volta. Ma Casini si porterebbe dietro Fini e Rutelli, quindi eh beh, è chiaro, no? Dopo, o forse no. Scusate, siamo, manca un minuto, il tempo è volato, vorrei ritornare sul libro. Faccia uno spot, perché chi ci sta guardando dovrà leggere il libro. Ma, dovrà acquistare il libro. C'è la prefazione del presidente Berlusconi. Che verrà la presentazione. Che verrà la presentazione. Vi faremo sapere dove, come e quanto. C'è una bella lettera anche che si metterà dentro alla segnalinea dell'amico Vittorio Sgarbi, che ha trovato e l'ha letto e ha trovato, che dice che è eccezionale. Detto da lui. Dobbiamo tenerne conto. Una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, perché critico d'arte come Vittorio Sgarbi, io credo che è uno dei migliori che abbiamo in Italia come critico d'arte, detto da lui mi fa solamente piacere a me, non è che io credo, e si può leggere tranquillamente, molto scorrevole. Ci sono casi della vita che sicuro che ognuno che legge, questo mi ha toccato anche a me, questo mi è successo anche a me. Per questa è una storia molto italiana. Questa è una storia italiana, addirittura c'è un interessamento anche... Siamo in chiusura. Io vorrei salutare, visto che stiamo in chiusura, vorrei salutare tutti i telespettatori e specialmente quelli che sono all'estero, e augurandogli anche una buone feste di Natale e buon anno. Io vorrei che voi tutti leggeste il libro, perché... Chiuderei così: si può fare, cioè partire da un lavoro, da essere un emigrante, da aver sofferto quello che ha sofferto l'onorevole Razzi, poter diventare parlamentare, credo che sia veramente, non tutti ce la potranno fare. Se leggerete il libro vi renderete conto che è fattibile. Con questo vi auguro un buon Natale anch'io, ci rivediamo lunedì prossimo alla stessa ora, continuate a seguirci, buona serata. Okay.